ragazzi, sono qua per spiegarvi come si gioca a Ziao, il mitico gioco delle cipolline che, come ricorderete, Tommy e i suoi compagni impararono a Pechino quando, durante la trasferta, durante la vacanza in Cina, e lo impararono dal nonno di Chen, che lo insegnò, inventò questo gioco e lo insegnò alle cipolline. Ora potete giocare anche voi grazie a questo mazzo di carte che troverete nel numero di gol in uscita a marzo. Sono 45 carte da gioco, 45 è un numero non casuale, come sapete sono i minuti di un tempo di una partita di calcio, per cui una partita vera e propria a Ziao è composta proprio da due mazzi. Troverete le regole nel mazzo, che nel pacchetto che regaleremo insieme al libro Gol, quindi vedrete che saranno regole molto facili, poi giocando vi sembreranno ancora più semplici, comunque io sono qua per illustrarvele. La prima cosa da dire è che queste carte sono composte, diciamo, da due categorie di carte, le vedete anche dai colori, alcune sono rosse e alcune sono verdi. Le carte verdi sono le carte di ruolo, le carte rosse invece sono le varie situazioni di una partita, ma ora guardiamole più da vicino. Come vi dicevo, le 45 carte da gioco sono divise in due categorie, i ruoli della squadra, sono i ruoli della partita di calcio, e le situazioni di una partita di calcio. Vediamoli insieme, i ruoli sono quelli classici, quindi c'è il portiere, come vedete su ogni carta è rappresentato un giocatore delle cipolline, quindi in questo caso abbiamo il gatto, ma avremo anche la carta del portiere che riproduce Spillo, il difensore, l'ala, in questo caso abbiamo Joao, il centrocampista, in questo caso abbiamo Bruno, ma avremo ovviamente anche Dante, l'attaccante Rafa, avremo anche Tommy, e una carta gialla invece che può essere usata, come vedremo poi quando spiegheremo come si gioca, per sostituire qualsiasi giocatore. Quindi queste sono le carte dei ruoli. Oltre alle carte verdi e gialle dei ruoli, abbiamo invece una carta delle carte rosse delle situazioni di gioco. Io ora ve le faccio vedere. La punizione, la carta del rigore, vedete Spillo pronto a parare il rigore, il calcio d'angolo, Dante che batte un calcio d'angolo, la sostituzione e l'espulsione. E quindi con queste carte di vari ruoli delle partite e delle situazioni di gioco siamo in grado di simulare una vera partita di calcio. E ora vi spiego proprio come si gioca.